E come è strutturato il titolo di un articolo di cronaca, di un articolo di giornale in generale? Si compone di tre parti. Esaminiamole. Leggiamo questo titolo: il day after nella città sconvolta dall'alluvione, aggredita anche una pattuglia dei vigili. Rabbia e paura tra le vie del fango. Eccoci condannate ancora una volta a spalare fango. Che cosa notiamo? Che il titolo è composito, cioè è composto di tre parti. La prima è il sopratitolo o occhiello e ha lo scopo fondamentalmente di integrare le informazioni enunciate nel titolo centrale, che è il titolo vero e proprio, il quale deve essere di forte impatto emotivo, quindi è un titolo in genere ad effetto. Poi abbiamo il sottotitolo o sommario che, diciamo così, amplia come l'occhiello la notizia aggiungendo altri particolari. In questo caso addirittura il giornalista riporta il discorso diretto, riporta una testimonianza. Che cosa possiamo notare a livello stilistico? A proposito del titolo, notiamo lo stile nominale. Non ci sono infatti forme verbali di senso compiuto, cioè per esempio non c'è un presente indicativo, egli fa questo. I modi sono indefiniti, aggredita, sconvolta, condannati sono participi, i verbi sono sottintesi, rabbia e paura tra le vie del fango, una classica frase nominale. Poi c'è la citazione del discorso diretto dei protagonisti della notizia, perché ovviamente crea maggiore coinvolgimento nel lettore.